Buongiorno a tutti, venerdì 14 luglio, seduta sicuramente molto importante per i principali destini europei e statunitensi, in quanto veniamo da una settimana estremamente positiva che ha visto un vero e proprio rally, soprattutto se pensiamo a dove eravamo giovedì scorso, quando il rischio era decisamente opposto a quello attuale. Ovvero stavamo per perdere livelli di supporto statico e dinamico davvero molto molto importanti. Io però oggi non ho grosse aspettative per un ulteriore rally perché a mio avviso il mercato azionario ha bisogno di una piccola pausa di riflessione e ripeto, il rimbalzo in una sola settimana è stato davvero molto molto significativo. Non ci sono dati macro che possano indirizzare più di tanto i listini, quindi credo che ci sia una seduta comunque o interlocutoria o di consolidamento. Se dovessi sbagliarmi, secondo me soprattutto per l'operatività di breve si rischia veramente un forte ipercomprato. Per cui, come ho già detto ieri in diretta, nel mio intervento su Classe NBC, chi compra questi prezzi sicuramente non compra bene. Ovviamente il trading, soprattutto intraday, è sempre possibile perché è effettuato secondo altre dinamiche, perché si può anche essere fuori eventualmente dopo pochi minuti, non necessariamente in gain, magari anche in stop. Però prendere posizioni di medio e lungo periodo su questi livelli di mercato lo considero piuttosto pericoloso. Non perdiamo però ulteriore tempo, vi condivido lo schermo, partiamo dal Dow Jones. Vi ricordo che i 200 like per questo video sono particolarmente importanti perché danno accesso a quello di riepilogo settimanale, che è uno dei più apprezzati di questo canale perché prevede il riepilogo dell'intero FTSE MIB dalla A alla Z. Partiamo come nostro solito appunto dal Dow Jones e non mi devo discostare molto da quello che vi ho già detto ieri sera. Innanzitutto il Dow Jones è l'indice americano principale che sta avendo la performance peggiore da inizio anno, è sottoperformante rispetto allo Standard & Poor's 500, molto di più ancora rispetto al Nasdaq. È in trading range, la candela di ieri è una candela inside, abbiamo due gap lasciati aperti, uno sul massimo dell'11 di luglio 34.288 e poi uno sul massimo del 10 di luglio 33.958. Non è ancora totalmente da escludere un ulteriore strappo rialzista, però attenzione perché non credo possa andare oltre 34.712. L'idea che ho è che per il momento continui a rimanere in trading range. I massimi del range sono il doppio massimo 34.588-34.587 e qui abbiamo un minimo il 26 di giugno 33.610, poi questo è 33.546, riferibile al 7 di giugno. Standard & Poor's 500. Qui la seduta più importante è stata, a mio avviso, quella di martedì, perché ha ripreso in quella giornata in maniera rapidissima la rialzista partita dai minimi del 24 di maggio. Ieri ha fatto un nuovo massimo di periodo a 4.517. Se allarghiamo il time frame a settimanale, vediamo che l'obiettivo, dopo aver già praticamente raggiunto il target della seconda metà di aprile di 4.512 e 4.593-4.637. Qui abbiamo un solo gap da chiudere che è relativo al massimo di martedì 4.443. Passiamo al Nasdaq Composite. Anche qui c'è stata una rottura piuttosto importante. In questo caso però abbiamo come per il Dow Jones due gap da chiudere, uno sul massimo di mercoledì 13.963, uno sul massimo di martedì 13.774.
Se prendiamo un time frame settimanale, vediamo che lo spazio di salita può arrivare fino a 14.534, 14.646. Passiamo al Nasdaq 100. Anche qui ovviamente abbiamo un quadro tecnico molto simile al composite, due gap da chiudere, uno sul massimo di mercoledì 15.364, uno sul massimo di martedì 15.135 e mettendo un time frame settimanale, in questo caso abbiamo superato già dei target importanti come questo 15.265 di inizio aprile 2022, quindi arriviamo subito a 16.017 e poi questa serie di massimi allineati fino alla seconda metà di novembre 16.764, che poi addirittura lì parliamo di massimi storici. Spostiamoci adesso in Europa. DAX. Allora, più o meno, secondo me, è arrivato a target. Il target per me era 16.209, massimo del 3 di luglio, ieri abbiamo fatto 16.185. È ovvio che non è escluso che possa rompere anche i 16.209, c'è da dire che a quel punto avremo solo 16.302 e poi i massimi storici toccati il 16 di giugno a 16.427. Vedete quello che vi dicevo, il rally dallo scorso giovedì, siamo passati da 15.456 a 16.185, per cui anche una fase di consolidamento ci potrebbe comunque essere. Il CAC 40 è leggermente meno brillante perché quella di ieri è stata sostanzialmente una shooting star con massimo 7.409 e chiusura a 7.369. In questo caso il livello da superare è 7.426 massimo del 3 di luglio e poi abbiamo 7.459 massimo del 23 di maggio. Quindi vedo minor forza relativa del CAC rispetto al DAX. Eurostoxx. Eurostoxx invece è come il DAX sostanzialmente quasi arrivato a target. L'obiettivo era 4.420, ieri ha fatto 4.410. È ovvio che anche qui può ritornare sui massimi, parliamo di 4.420, poi fatemi un attimo vedere per andare su livelli successivi, direi che ecco, probabilmente se dovesse rompere i 4.420, il target può arrivare fino a 4.557, ma torniamo, ho dovuto mettere un mensile, a luglio 2007. Eurostoxx Banks. Target massimo del 20 di aprile 110.97, massimo di ieri 110.46, livelli successivi 112.03, 114.93 e poi chiusura del gap lasciato aperto a 116.37. FTSE MIB Futures, ieri bellissima rottura, nuovo massimo annuale a 28.965, poi chiusura a 28.895, ve lo sto dicendo da giorni, il target ormai rimane quello dei massimi dell'estate 2008. Quindi parliamo di 29.760. Diamo uno sguardo ai futures, eccoli qui, Dow meno 0,14, Standard & Poor's 500 meno 0,03, Nasdaq 100 più 0,11, Russell 2000 meno 0,24, DAX meno 0,09, Eurostoxx meno 0,09, Nikkei meno 1,09, adesso meno 1,11, Topix meno 0,22, Hang Seng più 0,44, poi Singapore più 0,11, Kospi più 1,43. Calendario macro abbiamo oggi sinceramente poco, direi che gli unici dati che personalmente ritengo un po' più interessanti sono quelli delle 16 negli Stati Uniti,
anche se c'è alle 14, sono alle 14.30 l'indice dei prezzi all'importazione, direi che un tempo almeno per noi trader ormai un po' con qualche cappello bianco c'era l'indice di fiducia del Michigan che è atteso a 65.5 a 64.4. Mi incuriosisce la previsione di inflazione a 5 anni perché con la velocità con cui si muove il mondo riuscire a fare una previsione di quanto sarà l'inflazione fra 5 anni lo ritengo un po' aleatorio. Comunque prevista 3.1 da 3.0. Quindi oggi c'è poco. Adesso veniamo alle notizie price sensitive. Partiamo ovviamente dai titoli a più larga capitalizzazione, per cui partirei con Eni, che tra l'altro si sta impostando per arrivare a target sui massimi del 17 di aprile 14,024. La produzione del giacimento petrolifico libico Elfel è stata interrotta secondo quanto ha detto a Reuters un leader tribale e un ingegnere petrolifero. Il giacimento di Elfel, che ha una capacità di 70 barili al giorno, è gestito da Melita Oil and Gas, una joint venture tra la compagnia petrolifera statale NOC e Eni. Ora, io purtroppo non ho la competenza per capire quanto 70 barili al giorno in meno possano incidere su Eni. Vi posso dire che graficamente il titolo si sta impostando piuttosto bene e probabilmente può appunto tornare sui massimi di 14,024. Altro titolo a larga capitalizzazione che è ancora per me più interessante di Eni perché è quasi sui minimi Italgas. In questo caso l'autorità greca di regolazione per energie, rifiuti e l'acqua ha reso noto il ritorno che si chiama WACC sulla RAB Regulated Asset Base per il 2023 per EDA, ATIX, DEDA, i DSO del gruppo Italgas in Grecia, fissandolo all'8,57% rispetto al 7,03% del 2022. Quindi la marginalità per Italgas tramite le sue controllate greche è aumentata dallo 7,03% all'8,57%. Buona notizia, io comunque, al di là che questo sia ancora un dato positivo che può sicuramente favorire il titolo, credo che possa ritornare sulla media mobile a 205,45, poi su questo massimo del 21 di giugno che è 5,51. Brunello Cucinelli, ne abbiamo già parlato ieri. Archivia il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 543,9 milioni in crescita del 31% a cambi correnti, più 30,5% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2022. E stima per l'intero 2023 un incremento tra il 17 e il 19% rispetto al precedente più 15%, grazie all'ottimo semestre appena concluso e al più che puntuale avanzamento delle consegne invernali. Quindi in questo caso, se noi riprendiamo il grafico, ve lo faccio ancora rivedere. Vi dicevo che per me punta a 85 e 95 e poi eventualmente può tornare fino a 88,1. Viene citata nuovamente ancora Alt Italia di cui vi avevo detto. Ecco, qui io lo do per scontato. La differenza qual è? Che se prendo Alt Italia ne devo acquistare un controvalore limitato con Brunello Cucinelli, perché è un titolo che ovviamente molto più capitalizzato e che scambia molto di più, posso anche utilizzare controvalori maggiori. Ribadisco il piano industriale 2026, ricavi tra 50 e 52 milioni, EBITDA atteso tra 12 e 14 milioni. Come vi ho già detto, mi dà l'idea che il titolo possa breccare a rialzo e andare fino a 1,93. Poi, io sapete che Tesseris non la seguo, però ci sono stati i diritti inoptati, sono stati venduti 16.290.000 diritti inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di azioni unitarie di Tesseris di nuova emissione corrispondenti all'8,788
del percentuale totale del numero di azioni di 61.790.000 rimanenti all'aumento di capitale sociale per un importo massimo di 24,716 milioni. Se non erro, eravamo al 61%, quindi diciamo che nell'ipotesi più positiva l'aumento di capitale potrebbe risultare alla fine del 70% circa. Più o meno è questa la situazione. Siccome è già un po' tardi, mi devo mettere a lavorare, mi scuso con voi, ma per questa mattina concludo qui. Questa sera troverete solo, devo un attimo risentire l'audio, il podcast Nest Economy che ho fatto questa settimana, perché c'è stato qualche problema di comunicazione con giornale radio perché era caduta la linea. Le interviste vengono fatte telefonicamente. Domani, mi raccomando, evento clou della settimana, il podcast in tarda mattinata con il Livio. Questa settimana non siamo riusciti a raggiungere le 2000 visualizzazioni, sarebbe anche l'ora che le superassimo. Buon trading a tutti!